Alessia e abbiamo un problema di mal di testa. today we have a headache problem. E dove senti questo mal di testa, questo dolore? Qui, Sì. ma soprattutto qui dietro, che mi tirano questi due muscoli, sono muscoli. Sì, la mattina appena mi sveglio proprio È una peggiore il pesantezza, dolore. sì, Ok, sulla quindi destra. parleremo anche del cuscino dopo però. Ok. Ok, she explained that she feels pain right here on the frontal side and then also here on the back head, right here on the occiput with muscle, stiff muscle right here. E che altro senti di dolore? Like symptom? Non so se è una questione di Ok, questa. could be something also linked with the jaw, so I will check the jaw. But she told me something very important because she feels more pain during the morning, so when she wakes up. So it's important to check also the pillow. We will discuss about the pillow too. Ok, quindi maggiore la mattina, questa parte qua, questa parte Sì. qua. Lo senti praticamente simmetrico oppure parte a volte più un lato più l'altro? Simmetrico. No, it's a symmetrical pain. This is very important to classify if it's a migraine or other headaches. Ci sono altri tipi di mal di testa, se è più una cefalea, se è più un tipo di emicrania, adesso lo andiamo a vedere insieme. Ok, hai una sorta di pressione dietro gli occhi oppure li senti leggeri? No, c'è una sorta di pressione. Ok. Allora io adesso farò un tipo di tecnica e tu mi dirai se nel fare questa tecnica migliora questa sensazione di Degli spinta occhi, dietro gli ok. occhi. Ok? Lo facciamo praticamente subito, quindi io farei una cosa. Facciamo una sorta di test causa-effetto. She feels also a pressure behind the eyes, so I will make a little test now, a little treatment, and I will ask if she's feels again or not the same pain, okay, or the same pressure behind the eyes. Parti la seduta qua, facciamo subito questo tipo di test. Allora, considero che a me il dentista mi ha dato il bite, che non ho mai Sì, messo, sì. perché penso che sento peggioramenti. Quindi peggiora con. Ok, i denti del giudizio li sono levati? No, No. quindi Non ce l'ho, non She lo so. needs to use a bite, but she's not using the bite, and also she didn't remove the wisdom Mister. teeth. So let's check all the mouth condition. And now I need to work on this technique. I want to show you something, my friends. Vi farò vedere una piccola cosina interessante. Tu non ti impressionare, Alessia, è soltanto No. una spiegazione anatomica. Just anatomic notion to explain to my friends. Vediamo un attimo qua, guarda. Allora, lei mi dice che ha dolore in questa zona, che è la parte dell'occipite. She feels pain right here on the occiput. So, I have the fourth vertebra here, the cervical C1 here, and then the occiput. The purple vertebra is the C1, so the first vertebra. And then I have the occiput, so just the head. Okay? Our skull is right here. Between these two structures, so the occiput, so the skull and the cervical, we have this red structure. This is a vascular structure where we have blood inside that needs to flow inside. Okay? If I make a pressure between these two structures, I'm going to make a compression of the vascular structure. So, il problema qual è? Che noi abbiamo un occipite e una prima cervicale che vanno a comprimere, in questo caso l'arteria vertebrale, ovviamente abbiamo anche la omonima vena, dove non può quindi fluire e defluire il sangue dalla testa. If we make this kind of compression, we will increase the blood pressure inside the head. So, this kind of pressure of the liquid inside the head could make, for example, the pressure behind the eyes and being the cause of the headache. So, I will try to unlock this joint and rescue the Blood vascular vessel. structure. So, let's try it together. It's a very
difficult technique, little dangerous, obviously. Don't try this at home, as always, but it's a very delicate approach. So relax. I need to work on the other side because I'm testing and comparing the left and the right side. In questo caso sto facendo un paragone tra le due parti e il blocco è da questa parte. Lo sente anche di più. Benissimo, this side is painful, the right side. Adesso lasciati cadere come se stessi brava dormendo. Io che cosa andrò a fare? Andrò a fare un scivolamento dell'occipite bloccando la prima vertebra cervicale ed entrando quindi con uno scivolamento, non è una rotazione ma uno scivolamento dell'occipite. This is an occiput shift, so I will fix the first cervical and just shifting the occiput. Now relax, perfect. Good, good, relax, perfect, it's a very big crack inside, si sente rispetto ai soliti crack che facciamo in rotazione, quindi che si sente il classico crack, è più un, proprio un stop che si sente perché va a scivolare, a sbloccare soltanto l'occipite, una tecnica deve essere precisa al millimetro. It's very important to make a very perfect technique when we work on this dangerous areas. In questo caso invece lavorerò piano piano, rilassati, dall'altra parte, morbida, ok, sì, lasciati cadere, morbida, morbida, benissimo, abbandonati, perfetto. Fatto. I know it scares a little, but it's just my job. I need to do it every day. So I really like to work on these difficult techniques. Yes, perfect. Adesso possiamo fare cosine più facili. Ma prima dobbiamo fare la stessa domanda di prima. Oh, there is something very interesting there. I'm here. You can show that now it's a very clear white color of the eyes because we are reducing the blood pressure behind. Ok? Come la senti questa pressione degli occhi adesso? Meglio. You can see there is a more brightness on the. Più rilassati. Mm-hmm. There is an important relief because we are reducing from here, because now the blood is coming out from the head, so we are reducing the pressure. E già si vede, io lo vedo già da solo, sì, da testa, dal bianco, sì, si dice che il bianco there is less blood, ci sta meno sangue perché c'è meno pressione, quindi già si schiarisce la sclera dell'occhio. Okay. Per farla semplice, diminuisce la pressione, però già bianco. Ci siamo. Meglio, okay. Domanda sul mal di testa, perché tanto stamattina ce l'avevi quando sei arrivata. Sì. Com'è la sensazione? Meglio. Comincia già a calare? Già a calare, sì, sì, molto. Dove esattamente? Dov'è che si è ridotto? Qui dietro. Più qua o qua? Qui dietro. Ok, so we start to reduce the pain more on this occiput area and less on the frontal area, but I will work more on the cervical spine right now. Facciamo ancora due piccoli test qui e lavoriamo ancora sulla destra. Rilassati, eh? Bene. Morbida, morbida. Brava. Perfetto. Rilassatissima. Morbida. Very stocked area, eh? Be prepared. Vado, rilassati. Brava. Perfetto. Good. Yes, we need to work on the jaw. While I'm working on the cervical, I can feel that something is not adjusted right there. I need to fix the jaw. Si sente che l'asse temporomandibolare non è ancora a posto e dovrò finire la parte del lavoro lavorando sull'articolazione della mandibola, assolutamente. Poi parleremo di una piccola ortopanoramica per controllare
la zona anche di identità e giudizio, che è importante per me, ma dopo ne parliamo. E valutiamo sempre insieme al dentista questo discorso del bite. La parte dell'agnatologia è molto molto complessa. Allora, sì, tra poco lavoriamo su questa parte, anzi ci lavorerei subito. Vieni a pancia in su. Siamo partiti con un super trattamento oggi, eh? Ma scocchi pure il dito, che è un mese che c'ho un colore. Sì, dopo faremo anche un dito. Che In questo c'ho? caso è Madonna. meno Forse la importante per la tendinite. sopravvivenza, Bart. She Forse la asked me to tendinite. crack also a finger. Now it's not important to survive, but okay, it's not fundamental, but I will do also the finger. It's not my favorite matter, but I will do it too. Now let's check this side. It's perfect. Yes, I need to make a little technique, but before I need to release the muscles. Ah, ma mi si fa con Sì. This is a muscle technique. On the muscle, there is right here. The pterygoid is another muscle inside the mouth. Relax. Good. Good. Other side. Nothing here. Just this one. It means you chew more with this side, by this side, quindi mastichi più da questo lato. Perché qui c'è proprio molta più tensione C'è pure dolore. e c'è molto anche più dolore. Yes, it's more painful than the other side. Quindi partiamo subito. Apri un pochino la bocca. Yes, now relax. When I apply the strength here, the energy here, I can feel something on this muscle, on this area. So the temporal muscle is linked with the pterygoid. Abbiamo un collegamento proprio temporomandibolare e questo potrebbe essere responsabile, it could be the cause of the relax. Yes. Ok, good job. Yes, perfect. It was easier than our expectations. Now, let's work on the jaw. This is a very difficult technique. You need to relax. Ok, lascia scivolare la bocca, bravissima. Sì, si è socchiusa, abbandonata. Brava, brava, morbida, morbida. Yes, let's shift the jaw. Relax, don't worry. Yes. Well, show from this line because you can see the line of the mouth. Yes, thanks, it's better, I think. Relax. Perfect. Are you okay? Ci siamo? Sì. Apri un pochino. Non è finita. Ma ce l'ho sempre quel Sì, coso, abbiamo un scrocchio. piccolo click, rilassati, lascia cadere bene la bocca, non è finita, morbida, eccolo qua, ok, trovato il problema, rilassati, yes, we found the issue, relax, 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 ok, we got it, perfect, now, stop with the cervical area. Lasciamo un attimo recuperare, let's recover all the area and let's work with other things always linked with the because we always apply a global view, ci mettiamo sempre un lavoro globale, ma la parte che ci interessava di più è andata. Però andiamo a scendere perché sono zone vicine che ne risentono comunque, quindi rilassati, morbida, morbida, brava, morbida, morbida. Capito perché andiamo su zone vicine. Now it's clear because we work on the linked areas. Perfect. Turn this side, this. Stretch your legs. Bene. Just put down your strengthen your legs. Brava, bravissima.
Perfetto, fermo qua. No, dobbiamo fare due cose diverse. Allora, lascia fare a me. Prima facciamo qua, poi lavoriamo qui. Morbida, morbida, brava, abbandonati, abbandonati. Yes, I discovered right now this problem. Relax, brava, morbida. Yes. Ok, and now from here. Relax. Ok, one more, relax your body. Fatto. Mamma. È esplosa la colonna. Sì. Spine explosion. Bene. Era cliccata. È un pochino. Mamma mia. Mo' incriccata, come lo traduciamo in inglese? Ci vuol dire Crooked. stucked. Incriccata is not an Italian Non è word, non è dall'altra proprio italiano, parte, is no. a Roman. From Rome, Romano. yes, Roman slang, to say that we are very stuck with our spine. Però rende proprio l'idea. Allora, facciamo un'altra cosina. Fai fare a me. Giù le gambe, rilassati. Brava, morbida, morbida. Ci siamo. Pausa. Sì, subito. Torna dove stai, vieni da questo lato. La cosa divertente è che mi hanno scritto dei amici, dei followers, praticamente, ormai sono amici da anni, che mi seguono e dicono che stanno praticamente imparando o l'inglese o l'italiano, perché qui a forza di fare, yes, it looks like a little English on Italian lesson, because we need to translate all the time, but it's a good way to learn, and also I practice È più my, facile poi yes, I sostenere. also used to practice more for my to improve my English to relax. So if you have any suggestions for me in the comments about my English, please give me some advices. Relax. Ok, perfect. Let's go. Benissimo, ci siamo. Uff, faticoso oggi, eh? Yes. Hard job. I need one technique more. Turn another side, please. Brava, hai capito? Ci serve questa. Everybody is scared about this technique, but just trust me. Ok, let's check. Lascia cadere la testa. Benissimo, morbida, morbida. No, no, relax. No, no, don't tell me. Good. Relax. Perfect. Other side. Piano piano. Yes. No, it's okay. Relax. Don't help me. Yes, for example, a good suggestion from you, especially from the who speaks English, about, for example, don't help me. What could be another way to say this? In the comments, thank you. Because I always say, don't help me. Relax. Good. Perfect. And now, put down your hands. Oh, perfect. I think it's almost done. Yes. Fatto. Ci siamo? Adesso facciamo subito la prova, eh? Vediamo com'è andata. Ah, there is something interesting too. Questo piacerà sicuramente agli appassionati più di chiropratica, magari di osteopatia. This maybe is more for osteopaths than chiropractors, but it's interesting for both, I think, because when we have the spinal cord, in case of headache, we have also a stiff spinal cord, so I need to release the spinal cord to reduce the stiffness right here. So it's important to do it from the sacrum. That's why I will make and I will apply this pressure to reduce the stiffness on the spinal cord. I will show you. Look, Bea, try to show this.
If I apply the pressure here, look what's happened here. It starts to move, look. Can you see it? Okay, 3, 2, 1, go. Clear? Clear. Okay. Face up, please. I think it's enough. Direi che va bene abbastanza. Riposiamoci un attimino perché è stato comunque forte come trattamento. Controlliamo gli ultimi dettagli. Rilassati. Brava. Non è che sono gli ultimi, Last details, ok. Last details, relax. Yes. Basta. Basta. It's a torture. Bene. Now, sit on the side, please. Ci sediamo un attimino. Ci riposiamo. Attenzione che potrebbe girare un pochino. Testa. Yes, it's possible to... feel some vertigo after this kind of powerful treatment for headache. Quando facciamo trattamenti per il mal di testa possono esserci poi anche piccole azioni di vertigini, quindi aspettiamo un attimino. Guarda un punto fisso, focus on a point, ok. No, think it's perfect. Allora, domanda. Come ci sentiamo con la testa? Bene, bene. Mi è passato anche questo bravo. Anche, sì, ok, sì, so sì. we solved all the whole headache. So, the front and the rear side. E, bene. Benissimo. Ci siamo. Allora, salutiamo i nostri amici. Salutiamo i nostri amici. Ok, stand up. Yeah. Let's say goodbye to our friends. Thanks for watching. Ciao.